Siete alla ricerca di una ricetta di pesce semplice e squisita? Allora siete al posto giusto. La croccante base di pasta sfoglia, il letto di asparagi freschi e il burro di limetta e cerfoglio sono un'ottima base per questa esclusiva rana pescatrice. Lasciatevi sorprendere. Buongiorno! Per il burro al cerfoglio e limetta, aggiungo la scorza grattugiata di una limetta a 50 g di burro morbido messo in una scodella. Stacco le foglioline del cerfoglio e le taglio finemente. Ne aggiungo 2 cucchiai. Condisco il burro con sale e pepe. Pelo il terzo inferiore degli asparagi verdi e spunto il gambo. Ricavo delle strisce, possibilmente lunghe, pelando gli asparagi partendo dalla punta. Le condisco con sale e pepe e le lascio riposare per circa 15 minuti. In questo modo gli asparagi si ammorbidiscono e si possono formare bene dei nidi. Dimezzo le punte di asparagi per il lungo. Dopo 15 minuti sgocciolo bene gli asparagi, eventualmente li asciugo con carta da cucina. Per questa pietanza occorre la metà di una confezione di 500 g di pasta sfoglia. La stendo su poca farina formando un rettangolo di 20 x 30 cm. Forse vi chiedete perché non prendo una pasta già stesa? Per ottenere dei bei cuscinetti, la pasta deve essere abbastanza alta, solo così si ottiene il volume desiderato. L'altra parte della pasta la potete tenere alcuni giorni in frigo, coperta con una pellicola trasparente, oppure metterla nel congelatore e utilizzarla in un altro momento. Taglio la pasta in 6 quadrati di 10 cm. Dispongo la pasta su una lastra da forno ricoperta da carta da forno. Spennello i bordi con dell'uovo diluito. Appoggio su ogni pezzo una fetta di lardo affumicato. Con le strisce di asparagi formo dei nidi che sistemo su ogni quadrato. Dispongo pure le cime degli asparagi. Taglio la rana pescatrice in 6 pezzi di circa 4 cm. Li salo da entrambe le parti. Metto il pesce sugli asparagi. Distribuisco il burro al cerfoglio sugli asparagi. Inforno nella parte inferiore del forno, preriscaldato a 200 gradi. Dopo 20 minuti la pietanza è pronta. Soprattutto nei giorni festivi ci si rallegra di piatti di facile preparazione che sono belli e naturalmente ottimi. La ricetta odierna ha tutti questi criteri, un piatto che potrebbe diventare il vostro piatto più amato. Grazie per averci seguito, arrivederci e ci auguriamo a presto!